estivo di Cocco di Suocera continua. Vi ricordate, siamo stati insieme località Vangile nel comune di Massecozile, quella bella festa, poi siamo stati a Ponte Buggianese durante la festa tricolore e già lì c'è stata discussione per la vincita di un cocchino di Suocera che veniva dall'estero, ma adesso ancora a Ponte Buggianese, quassù proprio al caffè Ricaroca, è stata richiesta la nostra presenza. 8 ragazzi di tutti i colori, di tutte le nazionalità, concorrono una guerra spietata per diventare il cocchino della suocera. Carta d'identità di Matteo. Nome, cognome, età. Matteo Morelli, sono nato a Pescia nel 1996. E non mi far fare il conto, quanti? 20 anni. 20 anni. E c'è anche Dien Talla, che è un pochino più abbronzato di me. Da dove vieni, Dien? Dal Senegal. Dal Senegal, vi avevo detto che vengono da tutti i paesi del mondo per diventare il cocco di suocera. Andrea, quanti anni hai, da dove vieni? 25, non è vero, ce ne ho 33. Ponte Buggianese, via Rossini numero 42. Lo sai che non si può bere prima dello spettacolo? Comunque, chi ha bevuto? Dai buono che abbiamo poco spazio. Io ho bevuto. Questo bello guaglione si chiama? Giorgio, 21 anni e vengo da Napoli. E viene da Napoli, vedi, un po' di napoletano lo so pure io. L'ho beccato mentre stava bevendo al bar. Emanuele viene da? Milano. Milano, quanti anni hai? 31. 31 anni. Quanti anni hai, Wesley? 17. 17, mannaggia. Bisogna trovargli anche un lavoro. No, studi, Wesley, vero? Io studio. Questo è Samuele, è giovincello, quanti anni hai? 18, 18 freschi freschi. Da dove vieni? Da Lucca, Nozzano Castello. Gianni di vita, quanti anni hai? 23. 23 anni, sei. Loro sono le vere protagoniste, sono la giuria, le suocere. E qui c'è, come ti chiami? Brigida. Doria. Brigida e Doria. Allora, Brigida come giudicherà questi giovanotti? In base a che cosa? In base a simpatia, comportamento. Aspetto fisico non conta o conta? Conta fino a un certo punto, perché bisogna anche vedere un po'. Bisogna vedere l'insieme. L'insieme di tutto. E invece Doria, la vedo pimpantina, colorata. Doria come giudicherà questi futuri? Sia vale parecchio, però anche la fisicità. La fisicità. Deve e buono. Buono, perché insomma è colpo d'occhio. Ma deve essere bravo per la figlia, no? Un buon marito per. Anche, ma deve essere anche l'occhio nella sua parte. Anche la domenica quando lo inviti a pranzo con la figlia, il genero deve essere un bel guardare. Sì, secondo me. Questa è l'opinione della suocera Doria. Sì. Immaginavo. Hai degli occhi bellissimi. La prima volta che ti ho visto non so come ho fatto a non avvicinarmi a te e ti ha detto il numero. Ho trovato il coraggio solamente ora. Solamente bello. Tu hai già preso la chiave del mio cuore. Ha studiato, eh? Ti va di uscire con me. Ti va di uscire con me. Basta. Un conto è capire i concorrenti del cocco di suocera, un conto è capire il pizzaiolo qui di questo Ricaroca Caffè, che è un po' più maturo, come si è comportato la prima volta con la suocera, come l'hai conquistata, Salvatore? Nulla, sono stata a casa, mi sono fatto volere bene. Ma che gli facevi, la pizza, pomarola in goppa, cosa facevi alla suocera? Un po' io, un po' lei, che cucinava anche lei bene, allora si faceva un po' per uno magari. Insomma, secondo te bene per conquistare bene la fidanzata è meglio prima far colpo sulla suocera? Penso proprio di sì. Se no non te la fa conoscere, non te la lascia. Vedi Salvatore da Napoli, che consigli buoni che vi dà. Fai pure la pizza per me questa, okay, vero Salvatore? Grazie, sì.
ormai Sara fa parte del cast di Cocco di Suocera. Come ti trovi, Beata, tra gli uomini? Mi trovo bene. Questa, quella coreografia che ti fa Silvia con tutti questi maschi appunto, che ti ruotano intorno. Mi facilita la vita, Silvia. Ti facilita la vita? Certo. Sei fidanzata? No. Hai visto fra questi ragazzi qualche fidanzato ipotetico da presentare alla mamma, suocera? No. Mamma mia, poveri ragazzi. Vada bambina, vada bambina, che ci indovina a te. Però ogni donna ci vuole un uomo accanto. Però tutta la notte vada bambina. Sei fidanzato? Sì. Sì. Single? Sì, fidanzato. Da quanto tempo? Tra poco 7 mesi. 7 mesi fidanzato fresco, vedi com'è felice. Come hai conquistato la fidanzata? Ho perso tanto di quel tempo perché era bella, si faceva desiderare. Allora, sei fidanzato o no, Andrea? Sì, forse, non lo so. Come hai conquistato quella forse fidanzata, non lo so. Te lo devo dire per a gara di shortini. Lei l'ho conosciuto dall'anno scorso che veniva lì dove lavoravo a ballare e da tanto che lo cercavo. E alla fine l'hai corteggiata tantissimo, tantissimo, alla fine c'è stata. Sì. È Veronica che rappresenta la direzione del Ricarocca Caffè qui a Ponte Buggianese. Una cosa però mi incuriosisce, come mai avete accettato subito con grande entusiasmo di avere qui il cocco di suocera? Beh, sinceramente è un'idea molto simpatica che secondo me potrebbe interessare un po' i giovani, un po' gli adulti, anche vedere un attimino il comportamento delle persone, quindi molto simpatica l'idea di trovarsi nella situazione di proprio vedere faccia a faccia cosa succederà veramente tra suocera e diciamo il suo cocchino e il futuro comunque. Senti Veronica, tu sei giovanissima, no, gli anni non te li chiedo, li voglio sapere. No, lascia perdere. Non te li voglio chiedere. Io sei fidanzata? Sì, te lo chiedo. Sì, sono fidanzata. Come ha conquistato, se ci è riuscito, il fidanzato la suocera? Ma tua mamma? Diciamo che è entrato in punta di piedi, qualche occhino dolce, qualche stretta di mano, un pochino di, non lo so, fiori tra l'altro, tanti. E niente, diciamo che si è tenuto molto molto bene davanti alla cattiva suocera, perché io lo ammetto, mamma mia, cattiva. Mamma mia, Veronica, che lo so, sto dicendo una cosa, ciao mamma, lo sto dicendo una cosa, però è la realtà. Sembra incredibile, ma sono cotta di te. Mi la puoi toccare, non c'è nulla. Se non la pensare. Va bene. La suocera si diverte qui che rideva con me. Come si chiama, signora? Lorenza. Lorenza, lei è suocera? Sì. Allora, come è stata conquistata lei come suocera? Ma il genere, cosa faceva? Faceva delle cose carine, l'aiutava. Come dice, c'è anche il proverbio, no? Non lo so. Conquista la madre che la figlia viene da sé. Quindi conquista la madre che e c'è riuscito? Sì, sì, certamente. Sempre sposato, vero? Sì, no? Sì, questi sì. Divorzi, queste sì, cose. Sì, tutte sì. Ma lei è una suocera severa, pretende? No, 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 io non voglio niente. La domenica tutti a mangiare da me, lo dice? Sì, delle volte, vede, certo, vede, non la sempre. La tradizione. Non sempre. Come si chiama, mi ricordo più. Lorenza. Come conquisteresti la suocera? Ma con la simpatia, aiutandola, faccio magari fa la spesa e do una mano a portare il carrello, visto magari. Quindi vai con la suocera a fare spesa? Sì, a volte sì, 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 a volte sì. Non è un po' rufianeria, no? Sì, sì, però è chiaro, per la. Però per conquistare la. Questo è altro. Non saprei, oddio, portarle anche un mazzo di fiori, tanto per vedere un attimo come riesco. E te invece la suocera come fai a conquistarla? Qui si entra in crisi però. Sì. Gli porti dei fiori, gli porti un certo. Dolce del Senegal, cosa fai? Faccio uno dolcino. Un dolcino, italiano o del Senegal?
Seneca. Con una simpatia centrata, proprio simpatia, sì. Perché la bellezza non ce l'ho, quindi devo puntare tutto sulla simpatia. La suocera, sai, bisogna essere bravi, insomma, farsi un po' cosiddetto ruffiano, sai. Quali, cosa hai fatto di ruffianeria? Gli ha portato il dolcetto, l'ha aiutata a cucinare, a sparecchiare? Mi sono reso disponibile, una carezzina, un bacino, ciao mamma come stai, così. Vedi che al sud si sa come conquistare le suocere. Sì, la suocera tutto bene, mi vizia, via, conessa te, cioè di tutto. Ma quindi tu non conquisti lei, è lei che conquista. È lei che ha conquistato me, via. Ma io prima di tutto punto sulla simpatia. Sulla simpatia che vuol dire? Che fai sorrisi? Sì, si spera, insomma, di far sorridere la suocera. Ah, quindi gli dici cose simpatiche per farla, insomma, sorridere. Battutine, insomma, si punta più cazzo sulla simpatia. Questa è una bella la suocera, visto chi vive che già la suocera a casa, si vede lì la suocera davanti allo specchio e fa: oddio, guarda me son brutta, guarda me son grassa, ma da rughe, mamma mia, guarda me son vecchiata, ma da brutta, e sono, ma da labbra, tette cadenti. Quando mi sono brutta, quando mi sono ingrassata, il genero per fare un complimento gli fa: oh, ascolta, per l'età che tu hai, la vista l'è ancora buona. Questa è Silvia, la coreografa, quella che praticamente deve mettere così in riga tutto a posto. Allora, hai trovato, sono 8 concorrenti, come ti trovi con questi ragazzi? Allora, mi trovo benissimo perché sono ragazzi molto carini, molto simpatici e anche direi collaborativi, no? Nonostante tutto, insomma, ma siamo fortunati noi nel trovare, insomma, i cocchi. Vince vincitore Cocco di suocera, terza selezione 2016. Ma un applauso a questi ragazzi che sono stati bravi, belli e simpatici. Un'altra puntata di Cocco di suocera si è conclusa. È notte tarda. Abbiamo visto vincere un ragazzo della Repubblica Dominicana, quindi questo vi fa capire quanto Cocco di suocera sia diventato internazionale. Wesley si chiama, lui è stato il vincitore. Quindi che dire, Alessandro Martini vi saluta qui da Ricarocca Caffè. Che ore sono? So, è tardi, ormai col mio piccolo drinkino. Vi saluto e appuntamento alla prossima puntata di Cocco di suocera. Ciao a tutti! I'm on top of the world.